Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Mamma! Mamma! Ti rigiri nel letto mugugnando qualcosa, ma la bambina continua a scuoterti. Mamma! Svegliati! Quella situazione è un che di anormale e fastidioso, pensi allungando un braccio verso la sveglia. Sono le 4 del mattino. Che vuoi? Ho paura, mamma. Ti volti verso tua figlia. Quella faccetta angelica è in effetti preoccupata e di nuovo ti sembra strano. Di cosa hai paura, tesoro? Di quella cosa strana in cucina, mamma. Ti svegli completamente a quella parola. Quale cosa? Nel buio della casa tua figlia ti conduce verso la cucina tenendoti per mano. Provi ancora quella sensazione di stranimento, ma è quasi offuscata dall'ansia per quello che la piccola potrebbe aver visto. Vieni, mamma, è qui, dice indicando l'oscurità più nera. E mentre muovi il primo passo per addentrarti in quell'oscurità, finalmente realizzi cosa c'è di anormale in tutto questo. Tu non hai figli.